hanno riacceso una fiamma senza andare nei contenuti veri e senza voler con questo contagiare sostanzialmente o svilire il lavoro delle persone al sorvegliamento. Però questa, nell'opinione pubblica, questi libri si sono messi a circolare. Per esempio, circola poco la posizione assunta nel suo ambiente da personaggi del suo livello sulla questione di Putin e dell'altro, che vede che sono stati tagliati, ammazzati Ma Banfield. in maniera dura dalla cultura italiana. Quindi è inutile nominarli questi qua. Noto che c'è tutto un convegno di studi se la questione meridionale era prima dell'unità d'Italia o no. E ancora si scrive su questo. Poi c'è tutta una serie di pubblicazioni se il protezionismo ha fatto bene o ha fatto male. Io so qual è la sua posizione, la condivido, lei per l'unità d'Italia. Il problema è cambiare come si governa questo sistema, perché il Sud non può restare così. Ma questo non è che all'inizio, dall'unità, si sono fatte certe scelte, le ferrovie al nord, bisognava difendere la frontiera, bisognava fare questo, bisognava fare quest'altro. Ma il Sud ha dato un contributo, prima con le rimesse degli emigranti, che questo è già riportato nella letteratura, ho letto pure nei suoi testi, poi ha dato un contributo, professore, con l'emigrazione verso il nord, perché il sistema sostanzialmente il nord è nato sulla manovra del sud. Ma è ipotizzabile che il sud sia stato tenuto in queste condizioni come serbatoio di manodopera per reggere la parte nord dell'Italia? Perché se questa logica, che certamente non era di chi amministrava, ma le forze del capitalismo aveva interesse a tenere queste sacche di povertà, se questa logica continua, professore, e qua noi sbocco non troveremo mai, perché oggi come oggi noi abbiamo il Mediterraneo. Certo, il Mediterraneo di oggi non è il Mediterraneo dell'epoca dei Greci e dei Romani, quando ogni zona della Ionica aveva, possiamo dire, un approdo perché aveva un pontile, e si trasportava con navi di legno, con imbarcazioni di legno a vela, e quindi era possibile quasi servire le zone. C'è stata un'evoluzione. Ma quando noi abbiamo avuto pure in Calabria grandi infrastrutture portuali, mi riferisco a Gioia Tauro, non è che la politica o l'attenzione sul Mezzogiorno come punto di affaccio sul Mediterraneo ha dato un cambiamento su queste questioni. L'altra questione che volevo dire è questa qua. È una cosa stranissima. Si parla sempre dell'economia in Italia, si può riprendere con le rimesse, gli investimenti che vengono dall'estero. Non voglio toccare la questione europea, perché noi sappiamo benissimo che si investe negli altri paesi e non in Italia, perché fino a quando l'Europa non costruisce un sistema fiscale allineato, è chiaro che i capitali vanno dove hanno più interesse, non vengono in Italia. Però sull'Italia e sul Mezzogiorno, in modo particolare, vince la tesi che in Grande Mezzogiorno non si investe perché c'è la delinquenza organizzata, ma pesa più la delinquenza organizzata o il ritardo della magistratura civile. Questo è un problema. Lei parlava di 7 anni per una perdita dell'acqua. A me è capitato di andare a Filadelfia, visitare uno zio di mia moglie, e mi sono messo a ridere perché aveva fatto una causa per un albero col giardiniere, per un albero piantato male. E quindi ho chiesto, avete fatto sì, ma in 15 giorni il tribunale ha deciso. E qual è la condanna? Che doveva ripiantare l'albero. Questo è in 15 giorni. Qua non è che si può andare avanti in questi tempi. Poi c'è un'altra questione, professore, che ce ne va. Il debito pubblico, lei l'ha messo pure in quel grafico. Il debito pubblico a un certo punto comincia a salire quando sostanzialmente vengono create le regioni che sono un centro di spesa dove fra l'altro non si spendono le risorse che si hanno, però quello che si spende male. E il debito pubblico si è gonfiato. La cosa che non si riesce a capire è com'è che tutte le riforme, anche istituzionali, che fanno male al Mezzogiorno restano in vigore. Quelle che dovrebbero trovare qualcosa di produrre, qualcosa di utile per il Mezzogiorno, stranamente non vengono.